O l'emergenza sicurezza verrà risolta o i capitreno potrebbero incrociare le braccia e rifiutarsi di salire sui convogli, bloccando così di fatto i treni. È la clamorosa protesta paventata dalla categoria dopo l'aggressione del capotreno mantovano avvenuta sabato alla stazione di Cremona ad opera di uno straniero sorpreso senza biglietto ma fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Particolarmente problematica è la situazione, in particolare su alcune tratte, tra cui la Mantova-Cremona-Milano, ma non solo. Risolvere le criticità serve al personale viaggiante, ma serve anche ai passeggeri, esposti ogni volta ad un rischio potenziale. Per questo, in merito verranno interpellati tutti, Trenord, Regione, Comuni, Province e Prefetture, perché ciascuno faccia la propria parte e la vigilanza resti alta al di là dei clamori mediatici momentanei.